Ciao ragazzi, qua è Mattia Ardesi, top 32 nazionale italiano 2017. Chiuso Svizzera 7-3. Sono qua con la deck profile di Zopuro. Andato abbastanza bene, dai, insomma, senza Ash, però va bene così. Non mi sono arrivato in tempo, quindi ho dovuto giocarlo per forza così. Passiamo subito alla lista, tanto non si può manco più giocare, quindi la faccio tanto per farla, quindi sembra giusto. Allora, mono max, mono flying, doppio reta. Questo perché non avevo le Ash, quindi ho dovuto giocare drone e lock, e mi servivano comunque delle giocate abbastanza buone per formare combo in tutti i fronti. E ho giocato due retaliating, un flying, per spaziare questi buchi comunque che avevo enormi. Tre troll. Mi sono totalmente schifo. Se non li vedi per primo, vabbè, fanno schifo. Si spiegano da soli. Ogre, vabbè, la migliore entrap, una delle migliori. Ferma combo. Non lo fanno partire, lo fa il suo top se c'è la confident. Vabbè, Tacheto. Tre trottole. Mono Ramram è veramente forte, ci scombi tantissimo con Barrage, è veramente forte. Poi si fa un buco nero quando comunque ce l'hai sul campo, non ti senti quel gran meno, hai puoi restare drancia per far cosa. Doppio Tollblade. Giocavo tanto su Tollblade, infatti di extra giocavo doppio Tiger Mortar. Principalmente giocavo di beatdown quando riuscivo. Doppio topo. Tripla Viper. Luna Light. Le magie invece era Jakey. Instant, giocavano Instant perché principalmente oltre alla combo volevo fare almeno Tornado Drago. O comunque contro il Draco Demise volevo cercare di fare il secondo Emerald a tutti i costi, per comunque avere più roba da aver contro. Comunque questi due Emerald certamente non riesco a toglierteli, ma sugato contro quei mazzi comunque, quindi va bene. Doppio Substitute, mi piaceva fare la combo lunga e pescare un po' di più. Doppio Cyclone. Non giocavo il terzo perché invece di giocarlo in due pair. Doppio calice. Straforte. L'ho giocato per forza. Calice, auto flying, drancia, tante cose. Tripla tanky. La terza quasi sempre la dissidavo fuori. Tripla barrage. Il motore. Toccabile. Combo. Fa un po' schifo ma l'ho giocato. E triplo strike, giocavo sia entrap che strike. Mi sentivo confident. Con anche un po' di trappole, un po' di entrap, un po' di tutto. Comunque volevo spaziare bene, se andando prima che secondo. Soprattutto quando doppia sub volevo pescare tante trappole, quindi mi serve qualcosa. Side. Tre kaiju, oppure di tipo Draco, ma ci ho perso contro entrambi. E Demise però. Gli altri due flying, decide. Mono retaliating, decide. Gli altri due di main. Ripeting Twister. Mazzi che stanno tanto e Tordrà con le mais. Doppio buco nero. Doppio enemy. Straforti, togli flying. Sposta in difesa. Non te lo fai schiantare. Comunque crea vantaggio quando ti vuole fare drudge sul tuo tributi, Freddy comunque è veramente forte. Giocavo mono barrier perché lo spazio era limitato inside e comunque ne avevo una sola. La seedavo sempre quando andavo secondo, il mirror match è veramente forte. Soprattutto quando la vedo mono. Imperial Order. The Warning. Entrambi li mettevo quando andavo per primo, non volevo beccare Twister, Cyclone.
varie. Gli ex giocavano Borbo, un Hammerkong, una ciaccanina sola perché non puntavo tanto a restare, ma picchiavo pesante giù. Comunque volevo fare il vantaggio di Tiger Mortar invece di ciaccanina per avere mostri più grossi invece che restare. Quindi dopo Tiger Mortar mi trovo veramente bene da quando ho iniziato a giocare Zo, comunque gioco doppia. Doppio Ashotoro. Il terzo magari sì, l'avrei voluto mettere, però non avrei voluto tagliare il resto. Doppio Drancio. Doppio Emerald. Tornado. Veramente forte, un altro Paleo, altro Draco, Mirror Match anche, non è malissimo. Invoker e Totembird, ho deciso di tenerlo perché è veramente grosso. Si fa un big board con Totem, è veramente, veramente forte, ti protegge bene e sei sicuro di giocartela un po' di più perché è un po' più di protezione. E poi vabbè, Nord. Nord, vabbè. Questo potete anche buttarlo, ora non serve più un cazzo.